Allora, va bene, siamo... Ciao a tutti amici e ben ritrovati nell'ultima puntata del... Commentiamo il video degli iscritti. Ebbene, questa è l'ultima puntata, avevamo avvisato di inviarci video per email, non tramite il solito modulo Jotform, ed effettivamente ci hanno mandato tutti... Esatto, sì. Cioè, ci avete riempito la puntata. Ci avete riempito la puntata, quindi tutti gli slot sono stati occupati. E la cosa ci fa molto piacere. Quindi, vabbè, innanzitutto ricordatevi che se volete inviare un vostro video è inutile inviarlo adesso, prendetevi il tempo per curarvelo per bene, perché tanto questa rubrica ricomincerà a ottobre. Quindi questa è il finale di stagione per l'inizio dell'anno, poi insomma, così riprende. Riprenderemo più avanti. Niente, quindi detto questo possiamo lanciare tranquillamente la nostra bellissima sigla, sigla, sigla. Allora, chi tra voi non vede l'ora di cominciare? Chi? Chi? Vediamo. Chi sarà il primo concorrente all'ultimo Oscar che andremo? L'ultimo Oscar, è vero. Della stagione. Concorrenti sia all'applauso, che può essere anche per tutti i partecipanti, ma l'Oscar soltanto al migliore. Allora. Quindi andiamo a vedere come chi è il primo di oggi. Vediamo. Partiamo da sopra o da sotto? Da sopra. Vai. Fabrizio Caselli. Nostro amico Fabrizio Caselli. Ciao Aristide, ciao Andrea. Il soggetto di questo video l'ho scoperto guardando un video della settima puntata di un altro vostro affezionato, Paulinud. Infatti, mi è piaciuto tutto il video, ma mi ha incuriosito in particolar modo questo ponte. Così ho deciso di andarci a fare un video pure io. Lo trovo bellissimo, spero di avergli reso onore con questo mio video. Un buon saluto, un buon lavoro, ci rivedremo in ottobre. Bene, okay. Bene. Va bene, vediamo il ponte del diavolo. Sì, va bene, arrivato. Fabrizio Caselli, ce lo ricordiamo. Volevamo andarci anche noi, però non sappiamo neanche dove si trova. Poi vabbè. Vediamo il ponte del diavolo. Ponte, dai. Fabrizio Caselli. Fabrizio Caselli, niente male questo video, niente male. Short, molto riassuntivo, bei colori, bei movimenti, forse sulle inquadrature volevi dire qualcosa? Vabbè, iniziare l'applauso però, dai. Sì. Applauso più che meritato, decisamente, io ero già partito a treno con i commenti, non è una parola usata a caso, perché insomma... Il treno, diciamo, dai, che è un bel panino farcito questo, insomma, quindi tanto pane, diciamo, innanzitutto per l'apertura. Mi è piaciuta molto la descrizione, anche col sound dell'orologio, insomma, dove racconti la storia di questo ponte. La musica anche si sposava molto molto bene, ci aggiungo i sound effect finali, diciamo, del passaggio del treno, e in generale, diciamo, i movimenti col drone erano tutti belli, precisi e puliti, e anche abbastanza varie come a livello di inquadratura. Cosa si poteva migliorare? Dai. Vabbè, diciamo che c'era qualche inquadratura che poteva essere migliorata, cioè una in particolare, ovvero quella che stavi all'altezza dell'arco del ponte, però non eri perfettamente al centro, ma eri un po' spostato sulla destra.
Però vabbè, stiamo parlando del nulla in pratica, quindi molto bello in generale il video, mi soffermerei qui con Fabrizio. L'unica cosa è che rimane tutto nello stesso posto. Sì, vabbè. Certo, questa era più una ode a questo ponte, sì. Ed è uscito bene così, molto bene, molto figo. Anche la musica, hai già detto? Sì, l'ho già detto, sì, sì, la musica ci sta molto bene. Molto bella, la durata perfetta, 1 minuto e 13 secondi, proprio instagrammabile, proprio, sì. Diciamo. Sì. Quindi, esatto. Detto questo, io saluterei in volo Films Fabrizio Caselli. Io aggiungerei soltanto una cosa finale: la Vai. Scena dove riprendi quella ragazza, insomma, che camminava, l'avrei tenuta più lunga. Cioè, l'hai accorciata troppo per staccare poi sulle altre due scene del drone, diciamo, per andare, diciamo, chiamiamo a tempo di musica. Ma io in realtà avrei tenuto quella più lunga, anche della durata delle altre due scene, perché era bella. E c'era un soggetto, no? C'era il soggetto, no? Quindi l'abbiamo visto e poi non c'è più, cioè, troppo poco. Quindi diciamo che il soggetto arricchisce comunque la scena, anziché farci vedere il ponte tante volte in tante angolazioni diverse, ogni tanto inserire un soggetto è cosa buona e giusta, quindi diciamo questo. Poi parlando di questo, il resto del video ci è piaciuto, l'applauso te lo sei strameritato. E concorri all'Oscar insieme a un bel po' di altre persone. Oggi, quindi vediamo chi vincerà. Vincerà. E passiamo, detto questo, al prossimo. Che si tratta di Lorenzo. Ciao ragazzi, vi invio un video realizzato qualche anno fa. Chiesa di Traschera, Verbano Cusio a Ossola. Dei santi Gervasio e Protasio. Ma è complicato. Complicatissimo. Ho un Mavic 3 Classic. Ora ho un Mavic 3 Classic, ma amo andare controcorrente. Realizzato con drone Mavic Mini 1. Semplicità ed atmosfera. Poi ci mangiamo una bella salsiccia tutti assieme. Gradita, salsa ketchup, faccine sorridenti. Lorenzo Lommi, saluti. Va bene. Salutiamo. Vediamo. Lorenzo, e andiamo a vedere il suo video. Questa di chiesa di Traschera. Thank you.
Lorenzo. Che dire? Allora. Bel video, bel contenuto, bel posto, generalmente anche bei movimenti, sì. Perché alla fine il Mini 1 vario. Sì. Non è un drone da buttare, cioè insomma è comunque un drone valido il Mini 1, ha fatto l'inizio, la storia dell'inizio dei droni tascabili, diciamo, di DJI, e c'ha, il Mini 1 c'ha una particolarità che ho notato più volte in questo video, che già dal Mini 2 non esiste più, ovvero i flare rossi. Rossi, sì. Quando entra il sole in camera o quando stai facendo un orbit e ti entra il sole in camera, intanto i flare, anche quelli normali, sono molto enfatizzati, ma soprattutto vedi questo flare rosso che ti riempie l'immagine con un po' di colore. Se tu continui l'orbit, poi questo rosso si muove, si sposta, è una cosa molto molto bella, cosa che invece tutti gli altri droni, ahimè, non hanno. Cioè, oddio, ahimè, lo vedo come un vantaggio questo flare rosso, però non sempre lo è, nel senso che per un'immagine più cristallina, più pulita, sicuramente. Comunque, no, un applausino io lo farei. Sì, sì, un applausino. Si fa, dai. Magari non da Oscar, però tantissima roba questo video, perché movimenti precisi, abbiamo detto, panoramiche, tutto quanto. C'è qualcosa però che non va. Per quanto noi amiamo la musica, insomma, la musica rock, la musica anni 80 e i Pink Floyd, questa musica stonava. Stonava, cioè, un non po'. Non c'entrava proprio niente, secondo me, col video. Nel senso che, comunque sia, diciamo, vedendolo senza musica, magari, vedi un classico screensaver. Secondo me è fatto anche abbastanza bene, tranne qualche leggera imprecisione nel movimento, però c'era tutto, perché eri alto col drone, sei stato basso, quindi hai fatto movimenti, diciamo, tipici da gimbal fondamentalmente, col drone, quindi un applauso, diciamo, un bel affatto di pane per questo da parte mia. Però sta musica proprio non accompagnava, cioè accompagnava il sonno. Esatto, okay? Esatto. Vabbè, diciamo che i Pink Floyd hanno un po' questa caratteristica, no? Sì, è quel mood, no? Però non c'entrava proprio, cioè, no. Non c'entrava, no. Secondo me, con... Serviva una musica più nature, capito? Cioè, un po' da linea blu, per capirci, capito? Okay, una musica del genere, Ordinary World dei... come si chiamano? Dei Duran Duran, ad esempio. Già ci stava meglio, non so avere un'idea. Comunque, generalmente, anche questo bellissimo video ci hai fatto scoprire un altro pezzo di mondo, Lorenzo. Mandaci anche, poi a ottobre, qualche video con il tuo Mavic 3 Classic, perché... qualità, sicuramente, sicuramente. È una qualità che è 10 passi avanti, veramente, 10 passi avanti. Ovviamente registra in 4K, registra bene e trova il modo di montarlo se non hai il computer adatto, non lo so. Comunque, vabbè, salutiamo Lorenzo e passiamo al prossimo, che oggi sono parecchi. C'è un nostro amico, Swindlers. Swindlers. Vabbè. Ciao, come state? Purtroppo in questi mesi non ho fatto nessun video interessante, ma visto che è la vostra ultima puntata della stagione, vi condivido lo stesso un breve video in FPV. Ciao! Allora sì, ma perché lui è il nostro FPVista di fiducia, diciamo. Vediamo che cosa ci porta, lo sa che a noi un po' ci incuriosisce questo. Poi lui è bravo, lui è forte, vediamo, quindi speriamo, preparatevi. Speriamo. Non dà l'aspettativa, magari ha fatto una cagata. Vabbè, magari sì, però solitamente essendo un FPV... Perché lui dice, no? Quasi che non ha fatto nessun video interessante, quindi magari non lo reputa il massimo. Ma vabbè, vedremo. Comunque, preparate gli anti... come si dice? I collari, il torcicol. Vedete, il torcicol.
solita bestia. Bravo, 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 bravo. Sei portato dentro un tuo allenamento, immagino. Insomma, esatto. Cioè, quell'orbit continuo intorno a quel posto. Diciamo che esteticamente il posto era quello che era, nel senso che non era un bel posto, era comunque un posto, cioè, un posto adatto per gli allenamenti in FPV. Esatto. E porca miseria, cioè siamo rimasti a guardare ogni singolo frame, perché il bello dell'FPV, quando pilotato bene, come lo fai tu, io non so se sarei in grado mai di fare una cosa del genere. No, non credo, ma io un po' ho il coraggio, sono andato là sopra a passare, non si vede niente, tutto buio. Nel buio completo. Cioè, devi mettere proprio in conto di ok, potrei romperlo, capito? Cioè, quindi secondo me una delle basi proprio per pilotare il FPV è dire ok, io vado, poi metto già in conto che magari si rompe, lo perdo, devo cambiare. Se invece sei una persona più timorosa, nel senso no, ti dici, non voglio fare danni, cosa... Secondo me l'FPV non fa per te, non fa proprio per te, quindi bisogna proprio eliminarlo. Comunque, veramente, tanta roba, c'è tutti quegli orbit intorno al palo, cioè si vede che il manico... C'è il manico. C'è un manico incredibile, quindi, vabbè, diciamo che come contenuti ci hai portato contenuti mille volte meglio. Dai, aspettiamo a ottobre e ci mandi un bel reel di a livello di fighissime. A livello di contenuti, perché poi a livello di pilotaggio, cioè, sei una bestia e vorrei che ognuno... di voi che guarda questo video prendesse un minimo di spunto da lui, da Swindlers. Andate a vedere il suo canale, iscrivetevi, vi lasciamo sempre il link di ogni singolo video che mandiamo in puntata, ve lo lasciamo qui in descrizione, andatevelo a guardare e se vi piacciono iscrivetevi, esatto, ai loro canali. Vi facciamo anche pubblicità tra di voi stessi. Quindi detto questo, gli applausi li abbiamo fatto al nostro amico Swindlers. Andiamo al prossimo, che si chiama Gianluigi De Menego. Aspetta, vai tua. Ciao, sono Gianluigi, cuoco di Verona. Da 3 mesi mi è stato regalato un drone usato, un Mavic Mini. Questo hobby mi sta piacendo moltissimo. Ho montato questo video con l'app DJI nel mio telefono, sono alle primissime armi e ho fatto molti errori, come ad esempio mettere troppe transazioni. Ho girato questo video sul lago di Garda, vicino a Torbole, sulla falesia delle lucertole. Un video un po' rock, la giornata non era bellissima, grazie, siate clementi, Gianluigi. Ce l'ha anche mandato proprio, cioè non è un video YouTube ma è proprio un video da a drive scaricare. Allora, quindi lo scarichiamo. Scarico. Un po' piccolo, 3 mega, cioè ha una qualità che l'ha esportato a 100 linee. Molto figo. Allora Gianluigi, diciamo che Gianluigi, in base, sì, cioè il video in realtà, cioè, può andare. Allora, la qualità era pessima. La qualità purtroppo era pessima. La qualità era pessima, cioè non so come l'hai esportato, ma tutto sto video pesava 3 megabyte. Quindi era un ammasso di pixeloni enormi, sì. Quindi non si capiva neanche se quel ragazzo che stava passeggiando sul filo si fosse girato per un attimo verso la camera. Non l'avremmo visto. Si sarebbe visto un pixel, cioè tipo Minecraft, qualcosa del genere. Quindi detto questo, però, i movimenti stanno molto bene. Sì. Hai seguito il soggetto. Hai mostrato un po' il posto dove stavo facendo questa esperienza di camminare appunto sul filo. Esatto, un po' il posto, un po' l'esperienza anche di cioè più che altro l'esperienza di questo filo, una persona che ci cammina sopra, che comunque non è una cosa che si vede tutti i giorni. Certo. È sicuramente un video che stupisce per l'abilità di chi stava camminando sul filo. Non sappiamo se eri tu, facci sapere. È già un cuoco, quindi già la bastone del drone, pure quella del funambolo. Pure quella del funambolo, quindi no, ma anche no, vuoi troppe passioni, sì. Poi cadi ogni 2x3.
Dai, siamo clementi anche per questa tutta puntata, diciamo. Beh, non c'è molto da... Tutte queste transizioni, da dire, però dai, effettivamente potevi evitarle, ma non erano anche proprio... un po' eccessivo. Qualcuno ci poteva anche stare, quella sulla montagna era carina. Sì. Anche perché con la musica si legava bene, questa musica era molto, molto... Più che rock sembrava una musica di quelle... giapponesi, no? Infatti. Vabbè, Gianluigi De Menego, ti salutiamo, grazie per il tuo video e ci rivediamo a ottobre. Esatto. Quindi mandaci qualche altro video tra un piatto e l'altro. Esatto. E non farlo dal telefono. Non lo fare dal telefono, sì. Oppure magari esportalo almeno in Full HD. Sì, sì, in altissima qualità. Cioè, non ti spaventare se sono 100 mega di video. Cioè, 3 mega, visto che come si vede, cioè, sono pixeloni. Cioè, cosa vuoi vedere? Esatto. Va bene, ringraziamo di nuovo Gianluigi e passiamo al prossimo. Qua c'è il nostro amicone, lui anche il vincitore. È il vincitore del torneo dei super fan che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi sì. Preparatevi a emozionarvi, io ve lo dico già, non ho ancora visto il video, lo vedremo però insieme. No. La base penso che ci sia. È Mattia Giani. Quindi andiamo a leggere il suo messaggio. Ciao Arish, ciao Andrea. Giusto in tempo della prima pausa estiva riesco a salutarvi con un mio contenuto. Oh, era ora, direi. Il video in questione è un trailer. Come potete notare, infatti, dalla durata tanto apprezzerete, di un video più lungo che vi invierò al vostro ritorno ad ottobre. Lo scopo è quello di incuriosire, ovviamente, come è giusto che sia, essendo un trailer, quindi spero che abbia questo effetto. Riprese fatte sulle Dolomiti con la Sony A7 III e con il solito Mavic Air 2. Siccome apprezzo tanto il vostro lavoro qui su YouTube, ci tengo a sostenerlo ogni qualvolta ne capita l'occasione, ma stavolta la prenotazione avete chiesto di farla via mail. Vi giro la mia donazione con PayPal. Grazie Mattia per la tua donazione. A presto e buona fortuna per il vostro lavoro insieme. Siete il top. A proposito, non abbiamo fatto il nostro spoiler, la nostra marchetta. Vabbè, facciamo alla fine. La facciamo dopo e la mettiamo all'inizio. Vediamo. Allora, vediamo il video di Mattia. Sì, andiamo a vedere il video di Mattia e ci saranno anche i commenti a freddo per chi fa la donazione. Ok, andiamo a vedere. Imbarazzo. Basta, spegni la telecamera, andiamo via, basta, non voglio registrare più, basta. Mostrissimo. Davvero. Abbiamo sbavato come due lumache, proprio, credo. Voglio rivederlo, perché è troppo... Sì, prendere spunto per qualcosa. Cioè, erano 30 secondi... Densi, proprio. Ma così densi che dici, ne voglio ancora. Ed è proprio quello... quello a cui dovrebbero puntare tutti. Il trailer, diciamo, proprio quello. Esatto. Quindi il trailer, dove alla fine del trailer devi dire ne voglio ancora. Se lo dici, allora vuol dire che l'obiettivo del trailer è stato adempiuto. Adempiuto si può dire. Cosa vuol dire? Che dire? Cioè, Mattia, sei una bestia. Cioè, ormai stai diventando veramente molto bravo. Io so che segui molti influencer internazionali di video, me l'hai detto quindi in privato, io, Mattia, ci sentiamo anche ogni tanto ed effettivamente tutto questo studio che stai facendo sta portando decisamente i suoi frutti, molto, quindi io ti auguro, poi sappiamo la storia di Mattia, che lui era lavorava prima in un'azienda, io almeno la so, poi si è, diciamo, dimesso da questa azienda per poi andare a fare il videografo, quindi sì, il dronista, il videografo per un'altra azienda, però adesso diciamo che sta un po' in giro. Però questo tipo di contenuti è veramente il frutto di una passione che viene da dentro
e ci stai mettendo veramente del tuo. Sì. Quindi tu stai seguendo un po' tutti i vari influencer internazionali per poi alla fine creare un tuo stile. E quindi sì, questa cosa qui ti rende un top di gamma. Ok? Quindi diciamo un videomaker top di gamma. E io sono pane per te. Pan. Non c'è l'inquadratura sbagliata, gli effetti sono tutti bellissimi, ci sono le maschere, c'è il movimento, c'è il coinvolgimento, sound la musica, effect, sound effect, la color. Andiamo avanti, che è meglio, andiamo avanti. È meglio perché veramente ce ne dovresti mandare uno a settimana di video così, saresti un'ispirazione per molti, veramente. Aspetta che voglio vedere. L'unico video in tutta il commentiamo i video degli iscritti dall'inizio che vediamo due volte, tranne quando si è spenta la camera e abbiamo dovuto rifare, insomma. Tantissima roba. Tanta roba. Mattia. Passiamo al prossimo, dai. Sì, l'altro applauso sicuramente lo facciamo dopo. Il prossimo è Amedeo Fanelli. Ciao ragazzi, mi chiamo Amedeo. Un paio di mesi fa sono stato a Bari e ho volato qualche minuto con il mio DJI Mini 2. Ecco il link, spero vi possa far piacere. Ciao, Amedeo. Ok, dai, grande. Andiamo a vedere questo video, Amedeo. Bari. Andiamo Bari. Amedeo, bravo, dai, così te lo farei comunque. Diciamo che in linea generale era un video ben curato. Un mini screensaver con qualche errorino. Quale errorino? Aspetta, mi sono un attimo distratto. Diciamo che hai fatto una parte all'inizio proprio dei tagli di micro tagli sulla stessa scena. Le prime scene, diciamo, non erano proprio esposte correttamente, erano leggermente sovraesposte. Sì. Però per il resto, comunque sia, sulla color erano nuovi. Sulla color hai da lavorare un po', secondo me. Quello ti aiuterà molto, sì, quindi cerca di vedere il tuo video su un televisore un po' più, cioè, tarato, che poi in realtà dovrebbero essere tutti tarati alla base, però se vedi che in questo caso io avrei chiuso un po' le ombre in modo da rendere l'immagine un po' più piena nelle zone scure, no? Sì. Perché era troppo alta, troppo high key. Quindi detto questo, per il resto era un video screensaver di Bari. Bari è bellissima, vista dall'alto.
Abbiamo insomma il lungomare, la ruota panoramica, cioè si vede un po' la città vecchia. Diciamo che non te la sei esplorata per bene. No, no, diciamo, è rimasto diciamo, sulla parte principale, diciamo, del lungomare. Esatto, sei rimasto sul lungomare, qualche panoramica del lungomare. Qualcosa di Bari Vecchia potevi metterla, secondo me. Ti andavi a fare un giro dentro Bari Vecchia e ti facevi un giro di là che è molto molto bello, sì, anche lì. Bello. Però generalmente hai mostrato comunque le tue abilità di pilotaggio che, devo dire, non sono male. Come videografo c'è da migliorare qualcosa riguardo appunto alle esposizioni e un po' anche alle inquadrature, mi azzarderei a dire. Ricordati la regola dei terzi. Se non lo sai di che sto parlando, vai a vedere nel descrizione. Di regola ci dovrebbero essere i link? No, a volte non ci sono, dipende. Vabbè, allora fai così. Guarda il canale e scrivi la regola dei terzi. Esatto, esatto. Regola dei terzi e la trovi, trovi il video che di forse del 2018 che sì, abbiamo fatto. Vecchiotto, però quella è la regola, non cambia mai. La regola non cambia. Semplicemente eravamo meno giovani, eravamo più giovani, eravamo forse più un po' più impacciati nel parlare. Esatto, un po' più impacciati nel parlare. Adesso parliamo a raffica, anche troppo. Sì. Grazie a Matteo Fanelli per il tuo video, è molto bello e illuminante. Sì. Meno male, illuminante, per non dire sovraesposto, dico illuminante. Questo da segnare. E niente, quindi per questa puntata ci siamo tutti. Noi intanto vi ringraziamo tantissimo per aver per essere accorsi in massa in questa ultima puntata, diciamo, a riempircela per bene, perché siamo molto contenti il fatto che ce l'abbiate riempita così tanto, anche perché adesso non ci vedremo fino a ottobre. Okay, poi allora ragazzi, senza dubbi, senza dubbi, voi sapete per chi è questo, no? Ah. Lo sapete, lo dobbiamo dire? No, perché ha già vinto il torneo dei super fan. Poi gli facciamo vincere pure l'Oscar dell'ultima puntata. Un piglia tutto. È un piglia tutto. Dai, cioè, diciamo che è abbastanza oggettivo, insomma, che no, se l'è strameritato. Se lo stramerita, si vede comunque sia. Se l'è strameritato, questo è per Mattia Giani. Un applauso a Mattia Giani. Fatelo anche voi da casa l'applauso, mi raccomando. E detto questo possiamo anche salutarci. Ci rivediamo a ottobre, quindi adesso c'è l'estate e mi raccomando, da ora a ottobre tirate fuori i vostri droni, volate e fateci, diciamo, dei bei video per vincerlo voi, no? La prossima volta l'Oscar. Studiate. E detto questo, vi salutiamo come al solito ringraziandovi e augurandovi buon volo a tutti. Ciao. Facciamo, dobbiamo registrare lo sponsor. Ma sti cazzi. No? L'ultimo. Lo metti, quando diciamo lo sponsor lo metti. Non di Facebook.